1971, mentre l'uomo va sulla Luna per altre due volte, ma a nessuno interessa perché i Beatles sono finiti in tribunale, Dave Arneson introduce al suo tavolo Blackmore, quella che sarà la prima ambientazione per un gioco di ruolo in assoluto. No, aspetta, questa cosa non può essere vera. Il capitano Ale, cosa ci fai tu in un mio video? Ciao Master Kai, no beh, lo sai come funziona, se si parla di giochi di ruolo, il capitano è ovunque. Ok, onesto, onesto. Comunque, perché questa cosa non può essere vera? Beh, ma la prima edizione di D&D è del 74, ci abbiamo fatto anche un video. Se D&D è il primo gioco di ruolo, com'è possibile che l'ambientazione fosse uscita 3 anni prima? No, D&D fu la prima commercializzazione di un gioco di ruolo, ma ovviamente non è che è spuntato fuori dall'aria, dal nulla. C'è stato tutto un processo e una storia anche abbastanza lunga. Prego, racconta. Siamo qui per questo. Indubbiamente Dungeons & Dragons fu il primo gioco di ruolo a essere pubblicato. Questo è un fatto che sappiamo tutti, ma molto spesso viene dato per scontato che quella fu l'origine del gioco di ruolo. Questo di per sé però è un errore di logica. Il gioco di ruolo non è nato con D&D, non sarebbe possibile. D&D si limitò a formalizzare, concretizzare e presentare in una maniera che fosse essere commercialmente distribuita un insieme di procedure di gioco che ovviamente lo precedevano, non si sono state inventate direttamente per quel gioco. Se in realtà vogliamo proprio parlare dell'evoluzione del gioco di ruolo dalle sue origini, bisogna andare molto più indietro. Correva l'anno 1880. In America, mentre Edison deposita il brevetto per quella che sarà la prima lampadina a incandescenza, il tenente Charles Totten, insegnante di scienze strategiche all'Accademia Militare Americana, pubblica Strategos, The American Game of War. Strategos era quello che noi attualmente definiremo un gioco a tavolo di strategia, ma non era stato pensato per l'intrattenimento. Strategos doveva essere uno strumento didattico per gli allievi dell'Accademia ufficiali e di conseguenza era molto più complesso di quello che possiamo aspettarci. In realtà Strategos era diviso in due distinte fasi e due distinti livelli di gioco. A livello base, il livello tattico, funzionava in maniera grossomodo equivalente a quello che potrebbe essere un nostro wargame attuale. Pedine, dadi, unità che si scontrano, come potrebbe essere un Warhammer o un Mech Warrior. Ma il gioco aveva un secondo livello, il gioco avanzato, che si occupava del livello strategico della guerra. Questo livello di gioco avanzato prendeva in considerazione come la logistica, la raccolta di informazioni sul territorio, perlustrazione, interrogare i locali per avere informazioni e ovviamente dividere gli eserciti in colonne, farli muovere su una mappa. Tutte cose molto difficili da trascrivere in regole specifiche perché fanno parte di concetti effimeri. Nella strategia normalmente vince il più furbo, non quello che segue le regole. In più, come ho detto, il gioco non era stato pensato per l'intrattenimento, ma era stato pensato come strumento di formazione. Per gestire questo livello avanzato e per valutare la resa degli allievi ufficiali nella partita vera e propria, il gioco prevedeva una terza figura, che era quella dell'arbitro, che normalmente veniva svolta da uno degli istruttori dell'Accademia. La figura dell'arbitro era fondamentale per il livello avanzato del gioco, perché non solo sarebbe stato lui a fornire la missione ai due giocatori, cioè qual era l'obiettivo che dovevano conseguire,
ma sarebbe stato anche quello che avrebbe preparato la mappa della zona di guerra, e in realtà di questa mappa esistevano tre copie. L'arbitro aveva la mappa con tutte le informazioni, ma i due giocatori avevano delle mappe fondamentalmente bianche che dovevano completare da soli con le informazioni che riuscivano a ricavare dall'arbitro. E l'arbitro era incoraggiato nel far pensare in maniera creativa i due giocatori per avere la maggior parte delle informazioni possibili e darsi quindi poi un vantaggio sull'altro giocatore una volta arrivati al livello tattico. In più, l'arbitro avrebbe dovuto ascoltare tutte le proposte dei giocatori su come cercare di darsi appunto un vantaggio in partita, valutare l'effettiva fattibilità della loro proposta e decidere poi quale sarebbe stata la conseguenza di questa geniale idea militare nella partita vera e propria, anche nel caso questo andasse contro la proposta del giocatore, cioè valutare le conseguenze anche nel caso il giocatore avesse avuto un'idea sbagliata che gli avrebbe causato dei problemi poi in fase tattica. In pratica, il gioco prevedeva che ci fosse uno dei giocatori che decidesse la missione, avesse una mappa molto dettagliata che però non faceva vedere agli altri, ma che li incoraggiasse a fare proposte astute e poi ne valutasse le conseguenze. Vi suona familiare? Quindi il primo gioco di ruolo sarebbe di fine 800? No. Ma Strategos ebbe un'enorme importanza per quello che successe circa 90 anni dopo in un gruppo di giocatori di strategia di Minneapolis. Questo sì che è un colpo di scena. Verso la metà degli anni 60, nella zona di Minneapolis, si era venuta a creare una grande comunità di giocatori di strategia, che organizzavano anche partite molto grosse, multigiocatore, però i regolamenti dell'epoca, principalmente parliamo dei regolamenti dell'Avalon Hill, per chi ricorda il nome, puntavano molto più sulla semplificazione e la rapidità di risoluzione meccanica della partita. Il fatto che da una parte non erano pensati per un numero così grande di giocatori, erano pensati per l'uno contro uno. E dall'altra non scendevano molto in profondità con le meccaniche di gioco perché erano pensati per la rapidità. Quindi un gruppo così vasto e così appassionato cominciava a dare segni di insoddisfazione e a cercare qualcosa di più pregnante per le loro partite. Nella loro continua ricerca di nuovi sistemi, di nuove regole, di nuovi modi di giocare, incapparono nella biblioteca dell'università in una copia di Strategos e tra le persone che in realtà separatamente incapparono nello stesso regolamento e cercarono di implementarlo nelle loro partite, c'erano Dave Anderson e David Wesley. Lo stesso che ha fatto il D&D originale insieme a Gygax? Sì, ma all'epoca era ancora un teenager. Comunque, il loro gruppo di gioco, in cui alla fine si ritrovavano assieme, era particolarmente appassionato di battaglie dell'era napoleonica. E Anderson stesso scrisse una sua particolare hack del regolamento, o Strategos N, proprio per adattarlo al setting napoleonico. Nel fare questo lavoro, Anderson cominciò ad appassionarsi a quello che noi definiremmo il game design. Soprattutto lui rimase affascinato da questo concetto che era espresso nel manuale di Strategos, secondo cui l'arbitro non doveva decidere quello che sarebbe dovuto succedere, ma limitarsi a valutare in maniera neutrale le proposte dei giocatori e anzi a spronarli a fare proposte utilizzando l'arguzia e l'intelligenza.
l'arbitro che adatta il regolamento alle esigenze della campagna e incoraggia i giocatori a prendere le decisioni. Anche questo dovreste averlo già sentito. Nel corso delle partite del gruppo in Minneapolis, alcuni cominciarono a notare che stava emergendo qualcosa di nuovo. Dato che in Strategos la fase strategica era così importante e che erano appunto queste decisioni, l'arguzia del singolo a influenzare pesantemente la battaglia, i vari giocatori cominciavano a immedesimarsi non tanto nel loro esercito di miniature, ma proprio nella loro figura come ufficiali dell'esercito. Dopotutto, era la loro bravura in maniera molto più diretta a influenzare le partite. In realtà, la loro capacità di ragionare con la testa di un ufficiale napoleonico cominciava a diventare un fattore ancora più importante della loro stessa bravura con le regole. E questa cosa era anche considerata particolarmente divertente. Alla lunga, l'esito della battaglia non era più così importante per molti giocatori, ma quello che loro cercavano era appunto la possibilità di immedesimarsi e di avere un'esperienza più verosimile possibile di quello che sarebbe voluto dire essere un ufficiale militare di quel periodo. In pratica, i giocatori si immedesimavano nel loro ruolo. Però stiamo parlando di wargame napoleonici, cosa c'entra tutto questo con D&D e con Blackmoor? Ci stavo giusto arrivando. Il culmine di questo nuovo sistema di gioco si ebbe nel 69, quando David Wesley organizzò uno scenario molto particolare a cui avrebbero dovuto prendere parte più di 20 giocatori. Sì, Brownstein, ne avevamo parlato. Sì, ma in quel video tagliai corto, erano gli inizi del canale e avevo ancora l'illusione di poter essere consistente con i tempi dei video. Brownstein fu comunque importante per due motivi. Il primo è che per la prima volta i giocatori non dovevano vestire i panni di ipotetici generali, ma di singoli individui o piccoli gruppi di individui, ognuno con un proprio nome, una propria motivazione e un proprio obiettivo personale. E il secondo è che non esisteva nessuna fase tattica del gioco. Il gioco semplicemente terminava lì. Lo scenario era rappresentare quello che succedeva prima dell'ipotetica grande battaglia di Braunstein, che però non era mai previsto arrivasse. David Wesley inizialmente considerò l'esperimento come fallito. In realtà il gioco sfuggì del tutto al suo controllo, ma in realtà lui fece un errore banale che per noi è scontato, ma all'epoca non ci aveva ancora pensato nessuno. Per come Wesley aveva previsto le cose, i giocatori sarebbero dovuti andare a turno da lui, uno per volta, a dichiarare le azioni del proprio personaggio, mentre lui stava in un'altra stanza dove non c'era il tavolo, ma in cui lui aveva la mappa strategica che in stile Strategos avrebbe dovuto aggiornare turno per turno con la posizione e le varie mosse dei giocatori. Ovviamente i giocatori chiusi tutti insieme nell'altra stanza con le pedine e il tavolo cominciarono a interagire direttamente tra di loro, prendendo accordi, discutendo tra di loro e andando nella stanza dell'arbitro solo quando effettivamente c'era bisogno di un parere neutrale su quello che sarebbe dovuto succedere. No, un attimo, il master non era al tavolo con gli altri. Già, la cosa fu però corretta nelle successive installazioni di Braunstein. Quello infatti fu solo il primo di una serie di scenari che il gruppo di Milwaukee organizzò e giocò poi nel corso degli anni successivi. Loro non avevano neanche un nome per chiamare quel tipo di gioco e si limitavano a chiamare quel genere di partite un Braunstein. Ogni Braunstein raffinò e introdusse migliorie al metodo di gioco. Quello che probabilmente è più rilevante per il nostro discorso fu una serie di scenari ideati da Dwayne Jenkins nel 1970 che prendevano
luogo nell'immaginario paesino di Brownstone nel Texas e avevano una forte ambientazione western. La grande innovazione introdotta a Jenkins fu che nei suoi Brownstone ogni giocatore interpretava un singolo personaggio con delle sue proprie caratteristiche, un nome, un retroscena, come negli altri Brownstone. Ma non si trattava di uno scenario autoconclusivo. Brownstone era una serie di sessioni di gioco collegate tra di loro con i giocatori che di sessione in sessione ritornavano per portare avanti le imprese del loro personaggio. Ovvero fu introdotta la narrazione lineare episodica con i giocatori che mantengono il personaggio da una sessione all'altra. Ma allora a questo punto la prima ambientazione è questa Brownstone di Jenkins? No, non proprio, anche se negli anni il gruppo di Milwaukee si era allontanato sempre di più da Strategos e, anche se non avevano ancora un modo per definirlo, avevano cominciato a concepire un nuovo tipo di gioco. In quello che loro facevano mancava ancora un elemento fondamentale. Per quanto il loro gioco non fosse più un gioco a somma zero, cioè non necessariamente se un giocatore vinceva allora voleva dire che gli altri perdevano, e che anzi per certi versi i loro personaggi erano anche spinti in qualche modo a collaborare, in realtà nella maggior parte degli scenari potevano esistere fazioni di giocatori, ma i personaggi erano comunque fondamentalmente uno contro l'altro. L'ultimo passo arrivò nel 1971 e lo si deve proprio a Dave Harrelson. Lui aveva organizzato una nuova Brownstein che si sarebbe svolta in un'ambientazione heroic fantasy medievaleggiante, in un'ambientazione che lui aveva scritto apposta per quella campagna, le Marche del Nord, e nello specifico avrebbe avuto luogo nella baronia di Blackmoor intorno all'omonimo castello. La particolarità di questa Braunstein sarebbe stata che i giocatori avrebbero formato una squadra di eroi che avrebbe collaborato e agito assieme per esplorare la baronia e risolvere i vari problemi di volta a volta incontrati. E tra l'altro, questa Brownstein nuovamente non aveva un finale canonico prestabilito, si sarebbe trattato di una serie di scenari virtualmente illimitati in cui i giocatori avrebbero utilizzato sempre lo stesso personaggio, trasferendolo da scenario a scenario e soprattutto guadagnato esperienza per permettere di potenziare il personaggio. E con questo abbiamo completato il ciclo di sviluppo del gioco di ruolo. Abbiamo un gruppo di giocatori che collabora assieme, dichiarando quali saranno le loro azioni, a un master neutrale che non giudica queste azioni, ma si limita a stabilire quali saranno le conseguenze sul mondo di gioco, in una narrazione lineare in cui i giocatori portano avanti il loro personaggio e la sua storia di scenario a scenario. In pratica ho descritto il 90% dei giochi di ruolo attuali e tutto quello che è chiamato generalmente il gioco di ruolo tradizionale. Avrete notato che io per adesso non ho mai citato né Gary Gygax, né Dungeons & Dragons, né Greyhawk, che è tecnicamente la prima ambientazione di D&D, perché tutto questo in realtà arrivò solo in seguito. Per essere chiari, Arneson fu la prima persona che ideò e portò su un tavolo quella che per noi oggi sarebbe chiaramente riconoscibile come una sessione di un gioco di ruolo, ma le regole di quel gioco in realtà esistevano esclusivamente nella testa di Arneson. Gygax arrivò in seguito perché
per risolvere i combattimenti il gruppo di Arneson utilizzava le regole di un gioco di battaglie strategiche scritto da Gygax e fu poi la persona che fisicamente scrisse i manuali D&D e si occupò in larga parte della loro diffusione. Quella che noi adesso chiamiamo l'original D&D e di cui abbiamo già parlato nel video di cui si diceva all'inizio. Se vogliamo essere tecnicamente corretti, quindi Dungeons & Dragons e la sua prima ambientazione, Greyhawk, furono la prima introduzione e rilascio commerciale di un gioco di ruolo, ma ovviamente questa è la fine del processo che cominciò molti anni prima e ebbe un'evoluzione lenta e graduale che passò dai wargame a quello che noi chiamiamo il GDR. Non ci fu nessuno che si svegliò un mattino dicendo «ho inventato il gioco di ruolo, il mondo non funziona così». Tra l'altro all'epoca si sviluppò anche una disputa legale tra Gygax e Anderson per stabilire la reale paternità, che poi ha avuto varie incarnazioni, tra cui qualche anno fa con la rinascita della TSR, diciamo che è riemersa, però tutta questa è un'altra storia e ne parleremo piuttosto in un altro video. Diciamo invece che per questo video è tutto. Capitano, te vuoi aggiungere qualcosa? Intanto Kai, ti ringrazio per avermi invitato e per questa opportunità. Conosco così anche la tua community. Vi invito a raggiungermi anche sulla mia, Blood Manor Games, dove ci occupiamo sempre di giochi di ruolo in maniera un po' differente, chiaramente, ma siete i benvenuti. Abbiamo tante cose da scoprire. Comunque ci trovate su YouTube, Twitch, Discord e tante altre piattaforme. Fino alla prossima, Nerd Power, ciao ragazzi! Trovate ovviamente tutti i link alla community Blood Manor Game in descrizione. Io ringrazio anch'io il capitano per essere venuto a fare da ospite. Come sempre, adesso la parola sta a voi. Ditemi se sapevate già di tutto questo, se non lo sapevate, se magari, data l'età della mia community, forse alcuni di voi hanno anche visto gli ultimi strascichi di questa cosa personalmente. Comunque scrivete tutto nei commenti. Se il video vi è piaciuto, mettete un like e condividetelo, che aiuta a crescere il canale. Iscrivetevi e schiacciate la campanella se non volete perdervi le notifiche. In descrizione trovate ovviamente anche i social della community del Master Kai, se volete unirvi a noi su Discord o su Telegram. Io sono il Master Kai, buon anno e ci vediamo al prossimo video!